Benvenuti alla Galleria d'Arte Monogramma che si trova in Via Margutta a Roma e oggi conosceremo vari artisti. Continuateci a seguire su WebTV Studios. Ciao! Con noi abbiamo Gianluca Morabito, che è qui in veste di gallerista. Volevamo chiederti come e quando è nato Monogramma, come è nata questa galleria d'arte? La galleria è nata nel 1997, questo era un mestiere che faceva il mio bisnonno, mio nonno, ora io, quindi ci portiamo una tradizione. Abbiamo sempre lavorato sul contemporaneo, chiaramente con artisti emergenti, lavorando con loro e proponendo loro non solo al mercato, al pubblico romano, ma anche a quello internazionale. E invece cosa ne pensi dei due artisti che andremo ad intervistare dopo? Ma sono interessanti, loro due come anche gli altri due che partecipano a questa mostra, contestualmente 5 che dura fino al 28 di ottobre. È una mostra che ho voluto selezionare questi 4 artisti che esprimono la loro arte, il loro mondo. Sono artisti emergenti secondo me molto validi. Bene, se volete venire a trovare qui la Galleria Monogramma, ci trovate in Via Margutta. Salve, stasera ci troviamo alla Galleria d'Arte Monogramma e qui con noi abbiamo Marta Reyes, in arte Magle. Ciao Marta. Ciao. Volevamo chiederti cosa ti ha spinto a mostrare agli altri quello che comunque tu, le sensazioni che provi quando dipingi un quadro. Cuando yo dipingo, voy a demostrar mis sentimientos en la tela que dipingo. Así. Invece, ¿qué sensazioni provi tu dopo aver composto un'opera? Per me, ognuno è come se è un figlio mio perché nasce del cuore, le metto tutta la mia energia per dipingerlo. E quali sono le situazioni o comunque le tematiche che tu vai a toccare nei quadri? È l'amore, la pace, l'allegria, quello che sento in quel momento lo espresso in ognuno che faccio. Come definisci il tuo stile? È informale, arte informale. Qui alle nostre spalle abbiamo due quadri che sono qui esposti nella galleria. Parlaci un po' di loro e delle situazioni in cui li hai dipinti. Questi due quadri mi legano all'infanzia mia, perché c'è il rosso dietro e il negro avanti, che sono intitolati Frustra 1 e Frustra 2. È perché il loro... è una parte di me, ogni quadro che faccio è come se fosse un figlio mio davvero. Quali sono? Hai dei progetti futuri? Continuare i miei studi qui a Roma e continuare a fare mostre, fare vedere alla gente quello che so fare io, come femmina, come donna. Visto che non sei italiana e già dalla scorsa intervista abbiamo saputo che sei del Guatemala, manda un messaggio alle tue donne, cioè alle donne di quei posti. Bueno, il messaggio lo darò in spagnolo. Mujeres guatemaltecas, en cualquier parte del mundo donde estemos nosotros, podemos salir adelante, olvidar el pasado y luchar por lo que queremos. Sé que en este momento me he emocionado mucho, pero quiero decirles que si yo lo logro, ustedes también lo lograrán. Mujeres guatemaltecas, de corazón les digo que luchemos por lo que queremos en esta vida. Les mando un fuerte abrazo y todo mi cariño. Salutiamo tutti gli amici del Guatemala e vi mandiamo un grosso abbraccio. Ciao. Un saludo para todos los guatemaltecos desde Roma, orgullosamente Chapina. Adios. Un saluto da WebTV Studios, continuateci a seguire. Ciao.